Lisi, sì. Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo cambiato la perina. Sì. La bionda è mora. È mora, ragazzi, è un po' di caldo. Sei tornata. Sono tornata. Di garba e di colà. Di garba le dico, di garba la colazione. Le dico l'albana show. No, non faccio Samantha. Fai la torta. Samantha, dai, è colpo di coda. Allora, è colpo di coda. Ci vuole il foglietto. Allora. Colpo di coda. Guardavamo sto per e c'ha la voce così bassa. No, eccola, vedi. Ti stava pigliando per culo. Ti stava pigliando per culo. Siccome c'era la gestite. Ti stava imitando. Mi ha detto che devo perdere il appoggiare. Venga, si accomodi. E coda. Metti di essere corri. Ti stava imitando Marco, ti vorrei aiutare. Ce lo fai rivedere davanti a lei. C'ha la coda però. Con la coda non avevi il colpo di coda. La carrà. Ragazzi, oggi notizie importanti e tante. La guerra del traghetto, continua la guerra del traghetto. Ma la guerra qua c'è una R solo o due R? Io con una R. Con R. Quindi si mangia la pasta al burro. Al burro, certo. E bevo la birra. La birra. La birra intera, nera. Intera, dopo che abbiamo bevuto la birra. No, intera. Intera è una cosa intera. 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 Ma che ha? A me ne arriva, Del giudice. Il Toscana di Navigazione dice sì, però ora voi insistete, abbiamo vinto sto ricorso. Perché ci volete escludere? Perché volete escludere? Ma perché gli rompete i coglioni? Basta. Perché li vogliono escludere? Perché gli rompono i coglioni. Coglioni, quindi. Non vi vogliono perché fate prezzi bassi. Perché poi ora date... è entrata più Nevi in Toscana di Navigazione. Mi piace più Nevi, mi fa dire. Non lo so, perché le piace il neale? Cioè, molto il neale. Perché passo la regia al mio amico prospero Andrea. Venga con noi, venga. Mi raccomando, occhio che registri. Venga donna, allora mettiamo a Stix qui, metto le due teline. Io mi metto tra lisce, di traverso. Poi dobbiamo liberarlo. Devi mettere qui, finalmente, bene, a sedere. Poi andiamo. La Ferris, ritorna? Ritorna la Sardegna Ferris. La domenica scorsa. Anche quella è tornata. È già tornata? Sabato scorso, giusto. Le palle con l'onda Noma. Si è crollato. Vediamo un po'. Le aperture degli orari saranno regolati sulla base del calendario delle accoste. Finalmente hanno capito che apriranno i musei quando attracca la nave. Ma faranno. Ma ce la faranno anche io. È come chiamare la farmacia quando mi viene. Sta partendo. Apri. Ma la cosa più bella, come diceva Mario stamattina, un attacco hacker. Ah sì, no. Dove potrà essere fatto? Sì. Alla NASA, no. Alla CIA, no, no, hanno scelto i siti comunali e il bagno. Ci stanno attaccando anche gli altri. Ci hanno attaccato, e tra l'altro è la Repubblica Araba Sahrawi Democratica. Ma davvero? Sì, davvero, hanno fatto proprio avvicito, cioè le donne, vedi, che dicono purtroppo che la loro situazione in safari. Che senti domanda? Ha avuto pietà. Perché sono lì l'hacker. Hai capito? Hanno avuto pietà. I hackeristi sono più di Rio. Anche lei ha detto no. Che la Rio, non mi si può. A voi anche il sito. Dai, e che stile che hai? Dove ci metti sulla matica? Ma non c'è nulla. Ma sai nulla di questa storia qui? No ragazzi, ho solo su Facebook. La protesta dei residenti che ha invasi dalle piattole. Dove? Che mono. C'è un portafoglio pieno. Ah no, ma non è sotto la mia giurisdizione. Portafoglio. Ora portafoglio con le piattole. No, ma portafoglio. Ando le piattole. Quindi occhio ragazzi, si dipende fa un lavoretto, no, porto operaio. Ora sì, hai detto che puliscono perché. Ma ci pensa il tizio. Ci sono gli attacchi. No, portafoglio è sotto la Repubblica dell'Arti. No, ma qui altre due cose carine. Che bella questa. Le petracole dei topi, le ha messe le canzoni, sì. Non lo so, ha fatto bene. No, ora chi gliela ha fatta bene? Diciamo che arrivare ragazzi, Porto le lingue di papà, ripallo. Ah! Oh. Ma che sigaretta! Il 10 di aprile arriverà la reliquia del Papa Wojtyla. E che ci fa? La inizia a fare forse. Che ci devo fare qualche Papa? Ora io premo il cielo. Cioè, massimo rispetto.
Ah, si tratta che hanno a che vedere con il corpo del bianco, tipo sangue e capelli. Ah, ce lo fa. Reliquie. Una mutanda! Cioè, a me queste cose. No, un dragone ce l'ho io. Però di madonna, poi mi viene l'ansia. Vabbè, mette là, già mi mette là. Sì, però vabbè. Ok, voodoo. Sempre meglio quando tu parli il pezzettino della lingua, di Giusa. Ma che qua? Ma che qua? Dei voodoo? Ma che? Sei il rivale, che religione è? È vero, Santa Caterina. Cioè, a Siena c'è anche solo la testa di Santa Caterina. Ho capito, ma sono... Sì, vabbè, ma giustamente, non iniziamo in mezzo a queste cose. È un campo, un testo di un campo. Allora, ascolta, tre Ave Maria e due Padre Nostro. Questa a me quando l'ho presa per quella marmuola. Quali peccati gravi hai commesso? Io ammazzo. Se non ammazzo, ammazzo i topi, non ammazzo i cristiani. Se lo dice Rubi, ah, dice non lo guardo, non ammazzo. Poi con l'occhio chiamo le mani, vede, con l'occhio così, Lisa fuori che ascoltava. Ah, si tocca, dice bestemmi. La parola a moccolo. Tu dici allora vai fuori e dirlo così. Sette Ave Maria, otto Padre Nostro. Tutto sto casino. E Lisa esce. Lì si fa lo sconto per piacere, però parola, mi ha chiesto lo sconto anche per il primo tempo. Poi infatti sono uscito fuori, mi sono fatto tre negroni da lì, ecco la coscienza io. E diciamo, ti sei già lavato? Sì, tre negroni dico sempre la verità. Capito? Fissato che tre negroni. Lisa quando vuole parla, ti fa tre negroni. Allora devi stai pacchiato. Mezza bottiglia di fiori. Comincia a fare domande. È vero che se... no. Scusa. Bellissimo questo. Due pazienti trasferiti con lo stesso ricordo. Famoso viaggio tu sei risparmiare hanno detto ascolta ma due perché le cose sono due o erano due pazienti o erano due uniti hai paura sempre riferimento alle piatto di prima non solo dice che sono fermati anche a Piombino ha detto c'è qualcuno che sta male si imbarca famo trenino fanno trenino e li portano tutti su quindi da qui in avanti ragazzi l'elicottero può portare anche più collettivo elicottero no, collettivo se siamo gli stick se non fatto viaggi era una volta che l'ambulanza ha sbattuto il pianto più grave cioè sì, sì ma erano certi che davano a mola ci vanno aperto le mola cazzo che cammina questo si era troncato la gamba quell'altro invece c'è un grava sbarcando quello con la gamba è imbarcato ha fatto bene priorità la bollina rosso. Vabbè, però sta capitare comunque si hanno lavorato. Una zampa, aspetta quando non parte per niente, stavolta la parte con due. Con due, no, ma noi siamo contenti. Ho fatto per piace. Porta azzurro 1 e porta azzurro 2. Carino. Porta azzurro si sveglia. C'è il consiglio comunale. Qui si parlerà di 9:30 di Porto. Questa è carina però. Sì, Corte dei Conti, tanto ormai. Sì, ormai tanto. Con la Corte dei Conti. Però i rimborsi dell'acqua per le carenze deboli, e questa è una cosa, un'iniziativa carina. Anche io sono debole. Vabbè, la famiglia più disagiata, no? Quindi. Ora che mi è arrivata la bolletta dell'acqua, c'è un reddito, 200 euro c'ha uno sgravio. Potrebbe essere lo schiantato. Ok, c'è l'acqua. Ho visto proprio Gloria. Via la pulizia delle spiagge per le feste di Pasqua. Però aspetta, bisogna dirla questa cosa. Ma poi, quando c'è gente, almeno ti vedono. Ma secondo me mi sono puliti in questi giorni. Secondo il mio modesto punto di vista deve essere sempre pulito. Quindi veniva fatta comunque, dai. No, anzi, forse più di bello che bisogna. Hanno bisogno di farsi il look. La spiaggia. Certo. Quando passi di bello, queste spiagge fanno schifo. Ma non è tutto. Io c'ho la soluzione, ma se lo dico male. È la stessa. È il picker, io c'è una soluzione per pulire le spiagge d'inverno, ma se lo dico, Porta Azzurro mi lincia. Oddio, no, si può dire. Oddio. Ma dire, poi va così. No, è vero, disoccupazione. Se va no. Assediato che mi piace. Non sto dicendo tu, l'occupazione potrebbero mettere a pulire. Spiaggi, sentieri, tutto. Lavori socialmente utili. Tutto. Ma sarebbero un po' tempo. Comunque fa fede. Comunque Lise, 1500 euro. Mi raccomando, per i rimborsi dell'acqua. Per il rimborso dell'acqua. È preciso, mi ci deve la 1200. Samantha, bisogna presentare la domanda all'ente. Competente c'è il numero, la domanda c'è. È così me la rimborsi l'acqua? Questa è la domanda e presentare anche Elise perché in base a quello non superando il tetto di 7500 euro hanno diritto a rimborso facciamo un caramba che sorpresa ah
sì, sì, li facciamo passare. Chiamo. Abbiamo un collegamento importante con il nostro amico Antonio Arighi. Che ci ha mandato la sorella. E dopo 20 anni Andiamo. Senti là. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno da Verona. Senti. Buongiorno da Vinitali. Volevamo fare una carambata perché ce la fanno, ma cos'è le fanno colazione? Non l'ho fatto per te, sono qui. Come fanno stile, sai? E dopo 20 anni Antonio è qui! Pronto? Com'è? Che fai? Raccontaci. Dove sei? Niente, qui fai. Se, siccome ci sono. Che fai? Lo bevono e mangia. È una cosa immensa e ci sono. Sai quanti espositori ci sono al Vinitali? 40.000. A che regione sei arrivato? Un fanno dei 40.000 espositori al Vinitali. Bravo. E devi pensare che devi fare la coda per arrivare qui, solo gli espositori fanno lunghe colonne di auto in autostrada per avvicinarci al Vinitali, che è dentro Verona. E cosa deve fare un urbano, Six, secondo te, secondo voi? Cosa deve fare l'urbano? Può stare 2 ore in coda la mattina? No, mai. Devi dire che noi non siamo abituati alle code, ci fanno male. Vai avanti. Noi siamo altri, ce l'abbiamo uno e ci rompe le palle. Non so quando la mattina vengo giù, capito? Apposta. Da località Pian del Monte a Porta Azzurra non si fanno grandi cose. Ma cosa hai fatto? Sai cosa ho fatto? Sono venuto su col furgone, mi sono portato lo scooter. Pensavo alla bicicletta. Pensavo alla bicicletta anch'io. Pensavo alla bicicletta. Pensavo alla bicicletta, non siete i primi che me lo dite. Però arrivavi un po' stipato. Ma la moto, ragazzi, c'è tanta gente, Antonio? E già con la cammina sono loro. Quanta gente c'è? Senti, c'è un siamo non io, so che in questo momento stanno arrivando tutti gli espositori perché apre più tardi al pubblico. Però c'è già una marea di gente perché non c'è solo i vini, c'è anche esposizione di attrezzatura enologica, c'è diverse cose inerenti al vino, intorno al vino, che gravitano intorno al vino. E quindi c'è un gran movimento. Poi aprono al pubblico fino alla sera alle 6:30 e c'è un caos incredibile. L'ingresso costa 60 euro. Però c'è sempre tantissima Antonio, gente. Chi c'è dell'Elba come espositori? Come? Dell'Elba, chi dell'Elba? Siete? Dell'Elba. Dell'Elba c'è le ripalte. E basta? Sono io le ripalte. E loro giocano in casa perché la proprietà delle ripalte è di Verona. Sono praticamente l'unico Don Germano. Pensa che in questo momento la tua maggiorella se ne sono andate. Ma detto, una volta che non c'era, rompe il coglione. Abbiamo sentito anche la se ne sono andate, sono scappate. Una volta che? Che non ci sei, che non ti sentivano, stavano in grazia di Dio. Sono arrivato a fare colazione, invece noi abbiamo chiamato a te, quindi. È veramente comunque una cosa immensa. E poi ogni tanto anche io vado a assaggiare qualche vino, non è che faccio assaggiare solo. Dov'è la Righi? Dov'è la Righi? A assaggiare dalle Marche, da Umbria, Veneto, tutte le bollicine del Veneto. Guarda, abbiamo una giornalista seria che vuole fare una domanda. Sì. Antonio, ascolta, ma quando è che è iniziata la fiera? La fiera è iniziata domenica mattina e finisce mercoledì sera. Certo. Sono 4 giorni. La domenica c'è un po' di tutto. Quando finisce? Gente che viene a bere, gente che viene a vedere. Invece dal lunedì, soprattutto lunedì e martedì, sono le giorni che vengono gli operatori, quindi tutto quello che tutti i rappresentanti, importatori, c'è importatori di tutto il mondo. E quindi sono più lavorativi lunedì, martedì e mercoledì. Perfetto,
Bravo Antonio. Io quando sono andato ho fatto 2 giorni, la terza l'ho già bianca. Quando che hai portato? Tutti i vini che hai fatto? Cosa ho portato? Sì. Ho portato il nuovo Lavora, il nuovo... 100%. Il 3S, quello prodotto in terracotta, no, no, e poi l'anzonica, no, no, che l'anzonica tra l'altro presa dalla botte, non filtrata, pura. Qual è quello che piace di più? L'Adriatico non l'ho portato perché l'ho fatto ma non è all'altezza degli altri anni, quindi ce lo beviamo insieme. No, non ho un bottiglio. Allora, non allora, allora, ce lo beviamo noi, no, no, portalo qui. Facciamo una puntata in cantina da Antonio Arrighi. Abbiamo fatto già in vigna, Gloria. Grande. Una in vigna, e gli facciamo un'altra, noi non c'eravamo. Non c'era effettivamente, non c'era la quota rosa, Mancavamo noi! Mancavano le quote rosa! Che sorte sì, sì, è vero, l'ha rifatta allora. Ecco. Appena alza un po' la temperatura, la facciamo. Qui c'è la postazione di The Canker di Radio 2. Salutami! Saluti, un saluto dagli amici di Riva Pascio. Comunque, se qualcuno viene entro mercoledì, io sono nel padiglione della Toscana, padiglione 9, dello stand di 17. Perfetto, di Verona, mi raccomando, andate da Antonio. Tanto lui è in scooter, io se siete in quelle parti andate da Antonio, tanto lui è in scooter e quindi arriva sicuramente come gli altri. Allora, ci vediamo a pigliare. Ciao Antonio, ciao, grazie. Ciao Antonio, buon lavoro. Ciao. 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 Mangiandoci cioccolatini di vino, non ha portato signor Condorelli. Ma... arrivederci, grazie, baci, saluti. Saluti, saluti. Invece di mangiare, saluti. Ah, quando è venerdì? Venerdì. Ore 9:30 al teatrino. La Longorrida. Certo, aspirate allo sbaraglio. Aspirate. Anche noi. Noi non presentiamo.